È qui, alle pendici del Monte Taburno, che tutto ebbe inizio. È infatti nel comune beneventano di Airola, dove scaturiscono le sorgenti del Fizzo, che nel 1753 Luigi Vanvitelli, il grande architetto napoletano di padre olandese, riuscì finalmente a trovare la portata d'acqua a lungo cercata, sufficiente ad alimentare i giochi d'acqua della Reggia di Caserta e soddisfare le esigenze idriche della città. Fu Carlo di Borbone, il re che pensava in grande e che rese il regno delle due Sicilie una potenza mondiale, a promuovere la costruzione di un acquedotto e affidarne il progetto al Vanvitelli, il quale compì una grandiosa impresa di ingegneria idraulica che destò l'attenzione di tutta Europa e che ancora oggi è considerata una delle opere più imponenti del Settecento europeo. Il vivaio regionale forestale del Fizzo, culla di piante necessarie a rimboschimenti, arredo paesaggistico e interventi di ingegneria naturalistica, raccoglie oggi in spirito l'eredità dei reali giardinieri. Per dimostrare gratitudine al luogo che aveva donato le sue acque, Re Carlo concesse ad Airola il titolo di città. Una città oggi dinamica e vivace, che ogni anno, dal 2012, ospita un festival di street art, nel quale si incontrano arte, cultura e socializzazione. Domenico è tra i fondatori dell'associazione che organizza l'evento. Il talento di artisti provenienti da tutto il mondo ha trasformato muri anonimi di case e palazzi in opere di grande impatto visivo e sociale. Una delle opere rende omaggio alla cipolla di Airola, prodotto tipico della zona, ingrediente di ricette tradizionali della cucina campana, coltivata da lungo tempo al punto che cipollari erano detti gli abitanti del luogo. Dagli anni 60 del Novecento, la più remunerativa coltura del tabacco ha portato alla scomparsa quasi completa dei campi messi a cipolle. Davide e altri coltivatori operano oggi per recuperare l'antica tradizione. Ricordo discorsi dei miei nonni che mi dicevano: studia perché devi sfuggire dalla campagna, perché di campagna non si vive. A me questa idea dava fastidio, perché ho sempre pensato che la campagna è data da vivere ai miei nonni, poi a mio padre e a me. E dopo vari viaggi e tentennamenti, alla fine ho deciso di ritornare e di intraprendere questa strada e continuare il lavoro che erano dei nonni e dei miei genitori. Per me l'agricoltura rappresenta nutrirsi. Noi siamo anche quello che mangiamo. E fare una scelta di cosa mangiamo e da chi acquistiamo per me è una scelta importante, perché significa tutelare un territorio, significa dare dignità anche a chi lavora nei campi, significa portare avanti anche una tradizione, un modo di vivere, anche un contatto con la natura, qualcosa che ci dia di nuovo dei ritmi più umani e non dei ritmi frenetici. La mia idea è quello di vivere assecondando quelli che sono i ritmi naturali e penso si possa anche vedere all'interno dei miei campi, data anche la presenza delle infestanti. Cerchiamo di mantenere un equilibrio tra ciò che è umano e ciò che è naturale. Portiamo avanti un discorso di lavorare con la natura e non contro natura. Infatti c'è caos nei miei terreni, perché natura è anche quello, cioè non possiamo pensare di sovraffare quelle che sono le leggi naturali. Anche le nostre zone, che erano zone dedicate all'agricoltura, a un certo punto si è pensato che dare una monocultura come quella del tabacco, come quella delle patate, potesse portare ricchezze. In realtà è stata una bolla che è durata veramente pochi anni e ci ha fatto perdere un patrimonio di conoscenze agricole che adesso è difficile riuscire a recuperare.
ho vissuto fuori per anni e ho sempre avuto questo forte desiderio di ritornare, perché ho sempre sentito un legame forte con il mio paese, con la terra, anche proprio la terra materiale. E questa della riscoperta della cipolla di Airolo è un'occasione, soprattutto per noi giovani che ci impegniamo nel campo agricolo, tra mille difficoltà, riuscire a valorizzare un prodotto che ci dia anche una dignità economica. Questo secondo me è importante, perché queste zone ormai sono, non vorrei essere pessimista, sono zone ormai abbandonate, c'è una grossa fuga di persone dal sud e dalle zone interne. E riscoprire la cipolla di Airolo è un modo anche per creare una ricchezza, dare ai giovani la possibilità di poter investire in qualcosa, dare un valore al nostro territorio. Come l'agricoltura, anche l'allevamento ha radici antiche e storia di millenni nel territorio. I verdi pascoli alimentati dalla vasta rete di sorgenti forniscono buon foraggio alle greggi, che producono così latte abbondante e di qualità. Lucia lo trasforma in ottimi formaggi, impiegando gli attrezzi di un tempo, realizzati con materiali naturali, come le fuscelle di vimini intrecciati. Qui l'attività della pastorizia è stata ereditata dall'antico popolo dei Sanniti, rudi e bellicosi montanari, che costrinsero i Romani a combattere ben 3 guerre prima di essere sottomessi. L'enorme portata dell'acquedotto serviva anche a supportare un innovativo metodo di coltivazione e riproduzione delle piante non autoctone nel Parco della Reggia. Nei giardini reali venivano infatti sperimentati nuovi metodi per riprodurre piante esotiche, sfruttando le conoscenze che le spedizioni scientifiche portavano dalle colonie. Giovanni, che condivide la passione di quei giardinieri di un tempo, ha voluto realizzare un giardino al cui interno prosperano essenze e animali tipici dei più vari e diversi luoghi del pianeta. Il motivo è il più banale, ma anche il più forte, la passione. La passione è semplicemente per le cose belle. Io di professione progetto parchi e giardini e qui ho cercato di riprodurre le cose che ho visto in giro per il mondo. Io ho girato un bel po'. Ho cercato di riprodurre tutte le diverse tipologie di giardini che hanno caratterizzato nei secoli la storia dell'architettura del paesaggio. Poi c'è una parte finale del parco dove sono riprodotti 4 biotopi che rappresentano i diversi continenti, cioè la flora e la fauna associate insieme, così come le ritroviamo in natura. Quindi c'è una piccola riproduzione dell'outback australiano, della steppa asiatica, della pampa sudamericana, eccetera, eccetera. Io non mi permetterei mai di avere animali che necessitano di vita completamente libera. Ci sono animali che nel corso dei millenni si sono così avvicinati a vivere con l'uomo, ormai non ha più senso parlare di cattività. I lama, gli alpaca, le pecore del Camerun, l'ara di Sphinx, un pappagallo che sarebbe completamente estinto. E adesso, grazie a questi allevamenti, si sta piano piano reintroducendo in natura. Io mi auguro di riuscire a sensibilizzare quanto più possibile verso le cose belle, ma soprattutto verso la natura. Ci sono tante cose nella vita che ti fanno stare bene e altre che ti fanno stare male. Il giardino è un progetto eternamente in fieri, cioè non si finisce mai. Quindi quando lo si progetta, ma anche quando lo si realizza, non si pensa mai al risultato immediato, che di solito è sempre gradevole, perché quando si parla di natura, di verde, è difficile che qualcosa sia brutto. Il fascino del giardino sta proprio nel dover pianificare, nel dover progettare come sarà a lungo termine, cioè anche dopo 30 anni. Il contatto con la natura io penso che sia quanto di più bello ci possa essere, almeno per me, per le persone amanti del bello, della natura, ritrovarsi in mezzo a qualcosa soprattutto creato da se stessi è quanto di più appagante si possa desiderare.
Lungo l'acquedotto si snoda oggi un itinerario escursionistico che può essere percorso a piedi, in bici o a cavallo, grazie al quale è possibile ammirare straordinari particolari della via d'acqua, come i 67 torrini, tipiche costruzioni a pianta quadrata e copertura piramidale. Hanno funzione di punti di accesso per l'ispezione del condotto e soprattutto di sfiatatoi, in quanto l'acqua scorre a pelo libero e quindi si rende necessaria la circolazione dell'aria. L'opera di Van Vitelli appare davvero notevole, considerati gli strumenti di misura del tempo. Pur limitati, grazie ad essi, l'acquedotto digrada da monte a valle, con la pendenza costante di un solo millimetro e mezzo per metro. Testimonianza di notevole capacità di calcolo sono i trafori. Scavati da entrambi i lati, le due squadre di minatori si incontrarono ogni volta con precisione a mezza via. Nei 16 anni necessari al completamento dell'opera, furono realizzati anche ponti di straordinaria e raffinata architettura. Esempio ne è il ponte di Durazzano, fagocitato ormai quasi per intero dalla vegetazione. Più imponente e visibile è il ponte che scavalca la Valle di Maddaloni, giunto a noi intatto nei secoli. L'opera, realizzata in tufo e sul modello degli acquedotti romani, si innalza per quasi 60 metri e ne ha 500 di lunghezza. Costruzione solida al punto da aver superato indenne oltre due secoli e tre violenti terremoti. Il più vicino alle sorgenti, tra i comuni di Airola, Bucciano e Moiano, è il Ponte Carlo III, prima attestazione pubblica della riuscita del lavoro dell'architetto, celebrata in occasione di una visita al cantiere del re e della consorte Amalia di Sassonia. Van Vitelli non si fece sfuggire l'occasione per mostrare al re le lapidi commemorative che aveva fatto apporre ai lati del ponte. L'acqua, dono prezioso e fragile, corre abbondante per tutta la Valle Caudina. Fin dall'antico rende fertili i campi e ricchi i raccolti. La mela annurca è tra i prodotti più caratteristici e di maggior pregio del territorio. Alla riscoperta e coltivazione di frutti oggi dimenticati si dedica Giuseppe. C'è in lui, che vive a Bucciano, la passione per le cose belle, per i sapori autentici di un tempo. La bellezza di riscoprire questi vecchi sapori, quelle belle pesche sanguinelle che non si trovano più, ho avuto la fortuna di trovarla, la mela patata, la mela di San Giovanni, non ho un grande sapore, però è la bellezza di rivedere in vita questi antichi frutti di cui si sentiva parlare. Per fortuna ci sono anche altri appassionati. È importante soprattutto per un discorso di biodiversità. In ogni zona c'era una tipologia di frutta, si era ambientata a quel territorio, quindi non avevano bisogno di trattamenti. Oggi noi siamo stati capaci di ribaltare le situazioni, mele che andavano in un territorio e le vogliamo far crescere in un altro territorio. È il caso per esempio dell'uva zimbardella, la coltivavano soprattutto in posti molto umidi perché è molto resistente alla pernospora.
Invece adesso noi ci troviamo con uve che vengono magari dal nord Italia, uve pure più estreme dal sud della Sicilia, che non sono del territorio, non si trovano nel loro habitat. Quindi rispettare i frutti, coltivare quelli che c'erano. E sarebbe la cosa più opportuna, avremo sicuramente un prodotto più di qualità. Essendo un agricoltore, il mio ambiente è quello della libertà assoluta. Diciamo, lavoro sì, è duramente, sto al sole, al freddo, però a me piace vivere all'aria aperta, non riuscirei mai a lavorare al chiuso. Ho fatto sempre lavori in campagna, anche se sono stato a scuola. A volte mi riusciva difficile anche seguire i professori, perché guardavo la finestra, guardavo fuori, guardavo la mia montagna che è il Taburno. A me piace stare con ogni temperatura, stare all'aria aperta, è l'emozione più forte. Ho vissuto un periodo con i nonni, è scattata in me quella nostalgia di quelle cose. Ho recuperato tutti gli attrezzi antichi, ho fatto un recupero minuzioso di tutto quello che era il mondo rurale, di tutto quello che era il nostro mondo, di noi gente di campagna. Un mondo più puro, diciamolo così, un mondo fatto soprattutto di lavoro, quindi ogni volta che trovi un attrezzo dici «Madonna mia, questo attrezzo quanto lavoro ci voleva per usarlo». L'acquedotto Carolina, allora, già da mio nonno siamo stati cresciuti con una certa forma di rispetto, come una cosa da tutelare e da guardare. Ogni volta che cresceva qualche edera vicino al muro, mio nonno subito correva a pulire, cadeva qualche pir, la portava al suo posto. C'è stato sempre questo forte legame con l'acquedotto, pure perché comunque faceva funzionare qua due mulini, facevo pure il lavatoio. Il lavatoio, per esempio, per eccellenza, un ricordo bellissimo della mia infanzia, quando andavo con mia madre, che c'erano tutte sta fila di vecchiette che parlavano e si passava la giornata, non ho mai visto comunque litigare, c'era quella forte collaborazione nel lavatoio e noi bambini stavamo là che guardavamo loro e giocavamo anche noi con l'acqua. I lavatoi furono uno dei tanti vantaggi concessi dalle canalizzazioni secondarie dell'acquedotto. In alcune delle vasche ancora oggi si tengono le carpe, allo scopo di limitare la proliferazione delle alghe. A Sant'Agata dei Goti si può ammirare un lavatoio che, alimentato da ricche sorgenti locali, ha conservato l'aspetto originario. In uso fino ad anni recenti, fu luogo tutto femminile di socialità e di aggregazione. Sant'Agata è cittadina di antichi natali. In origine accampamento di legioni romane, sorge su una rocca di tufo che fu scavata in grotte e cunicoli per trarne il materiale necessario a edificarne le case soprastanti. Una leggenda del luogo vuole che, facendo dare un rintocco alla campana della chiesa di San Francesco, sia garantita la vita fino a 100 anni.
L'acquedotto di Vanvitelli sembra portare con sé anche un flusso stimolante per il talento degli artisti. Vincenzo vive a Moiano e già da bambino coltivava la passione per il disegno e la scultura. La ceramica è però l'elemento che maggiormente soddisfa la sua creatività e il gusto artistico. Avendo frequentato l'Accademia di Belle Arti, mi sono appassionato alla ceramica vera e propria, iniziando con un piccolo laboratorio, passando un po' di argilla, ho iniziato a creare le prime forme. Da lì poi mi sono avvicinato alle più svariate tecniche della ceramica, pur mantenendo una linea tradizionale, perché noi teniamo molto alla tradizione. Il tuo corpo entra in tutt'uno con l'argilla, ti senti far parte della terra, ti senti rinascere proprio, come se le mani fossero le radici che iniziano ad uscire dal terreno e inizi a crescere, e da lì poi si evolvono in forme classiche, forme moderne. Soggetti prevalentemente vengono scelti dai clienti, perché noi come laboratorio creiamo tutto all'istante, quindi a volte sono motivi floreali, altre volte sono dei ritratti, dei paesaggi, o altrimenti ci facciamo alla tradizione napoletana. L'acquedotto Carolino mi fa pensare subito al Vanvitelli, la Reggia di Caserta. Questi luoghi sono pieni di storia, di architettura, di arte. Questa linea nasce proprio dall'idea di portare lustro a questa grande personalità che era Luigi Vanvitelli, che ha dato un'impronta importante nel nostro territorio, realizzando queste opere che ci invidiano in tutto il mondo. A Moiano l'arte è presente anche in molti edifici storici. La chiesa di San Sebastiano, ricca di sculture, stucchi e tele, ha la volta per intero e mirabilmente affrescata da Tommaso Giaquinto. In questi luoghi l'arte devozionale è tutt'oggi tradizione viva. Angelo Antonio è presidente dell'Associazione Amici del Presepe. In anni di paziente lavoro ha dato vita, nella frazione di Luzzano, a un grande museo del presepe. Gli sfondi, di grande impatto spettacolare e illuminati con sapienza, danno pieno risalto alle centinaia di personaggi, alcuni dotati di movimento. Cosa singolare, Angelo Antonio ha reso omaggio ai suoi concittadini, attribuendo alle statuette i loro volti. Pur correndo interrato, l'acquedotto ha sempre offerto ai viandanti che ne seguivano il sinuoso andamento il modo di dissetarsi. Il lungo fusto vuoto di una pianta di fave era quanto bastava per accedere all'acqua. Nel correre placidamente a valle, l'acqua del Taburno lascia la provincia di Benevento per entrare in quella di Caserta. Il palazzo Cocozza, a Piedimonte di Casolla, ospita un giardino più antico di quello della Reggia,
ricco di essenze italiane ed esotiche, affascinante al punto che Pierpaolo Pasolini lo scelse come ambiente per un episodio del Decameron. Quando Vanvitelli ultimò l'acquedotto, anche in questo giardino vennero realizzate fontane e laghetti. Pina, l'attuale proprietaria, ha piena consapevolezza del valore che quella grande opera rappresenta ancora oggi per questi luoghi. Secondo me è quello che dà vita a tutta questa terra, perché gli agricoltori irrigano i campi, porta l'acqua alla reggia, anche queste case private ricevono l'acqua dall'acquedotto, quindi è qualcosa che i casertani e comunque tutti quelli della zona sentono dentro come una cosa propria che fa parte della loro storia. Questo giardino mi rappresenta perfettamente, mi sento l'anima di questo giardino e ho scoperto di avere un'anima contadina che non pensavo di avere. Ho un piacere, proprio un grande piacere a tenere le mani nella terra che non riesco nemmeno a descrivere, cioè proprio, ma senza guanti, i giardinieri usano i guanti e io no, devo stare con le mani nella terra senza guanti. Tutti i problemi, tutte le cose non esistono più, appena entro nel giardino scompare tutto. È come se in quel momento non avessi pensieri, è una sensazione di pace, perché se uno ha un pensiero significa che già non sei più rilassato. Invece io non ho pensieri, mi siedo, ascolto l'acqua, i ranocchi e allora in quel momento capisco di stare in pace con me stessa. Se invece sto pensando vuol dire che no, c'è qualcosa che mi turba. L'unica cosa che credo in cui sono stata veramente brava è che sono riuscita a trasmettere a questi giardinieri che ho la stessa passione che ho io. E quindi si è formato un team affiatato, motivato. E questo è bellissimo, perché senza di loro, sì, uno può dire mi piacerebbe così o così, ma poi io tecnicamente non sono capace di fare dei lavori. Anche tutta la gente che con competenze diverse sono venute in questo giardino sono stati coinvolti da questo progetto e quindi hanno lavorato tutti con passione. Questo è stato bello. Mi fa molto piacere che semmai fra 50 anni, 100 anni, anche i miei nipoti, i pronipoti possano godere di questo giardino e quindi ricordarmi e dire ah, la nonna, la bisnonna è riuscita a creare questa cosa che richiede un notevole impegno e non soltanto economico, molta dedizione, molta pazienza. Ci sono anche dei momenti di difficoltà, perché uno dice non è possibile andare avanti, senza la passione non sarei riuscita a portare avanti tutto questo. La munificenza di Re Carlo sta anche nel fatto che, con la costruzione dell'acquedotto, non pensò soltanto allo splendore della reggia, ma anche al benessere del regno. A Casolla rimane testimonianza di un'attività industriale, a quel tempo importante, le collere, stabilimenti per la produzione di colla derivata da gelatine animali. Furono progettati per favorire il circolo dell'aria in modo da eliminare i miasmi della lavorazione e rendere più sano l'ambiente. Quanti ricordi? Ma il complesso manifatturiero più significativo, creato dai Borboni grazie alla più importante diramazione dell'acquedotto, è quello della frazione di San Leucio.
Ferdinando IV, successore di Carlo, costituì infatti nell'edificio reale del Belvedere una comunità di lavoratori, la Real Colonia di San Leucio, per la filatura e tessitura della seta. Agli addetti delle seterie venivano date abitazioni all'interno della colonia, prime in Europa a essere dotate di acqua corrente. Ferdinando istituì qui la prima scuola obbligatoria e gratuita d'Italia e, primo in Europa, portò da 14 a 11 ore l'orario di lavoro. Nella colonia non c'era differenza tra gli individui, quale che fosse il lavoro svolto, e le donne godevano di una totale parità in un sistema basato sul rispetto e sul merito. Gli appartamenti reali erano all'interno dell'opificio, prossimi a quelli degli operai, segno ulteriore di un rapporto con i lavoratori lungimirante per l'epoca e per molti versi più che raro anche oggi. Buongiorno, allora. Mi prendi un po' di quel damasco rosso per fare i peperoncini? Sì, ok. La famiglia di Mario, erede di quegli esperti tessitori di allora, è una delle ultime rimaste a lavorare la seta come un tempo. All'interno del loro piccolo laboratorio artigianale a San Leucio si tessono con vecchi telai preziose stoffe e a mano si cuciono oggetti che, per pregio e qualità, sono incomparabili con qualunque altro ottenuto da lavorazioni industriali. Senti, quanti centimetri te ne occorre? Una ventina. 20 centimetri per la lunghezza di 140. A San Leucio non c'era altro che i telai. Ovunque si lavorava, tutti lavoravano in casa. E ho preso questa passione da piccolino e non ho voluto neanche studiare, ho avuto botte. Però mi ha attirato sempre a lavorare la seta. Ecco, vedi se va bene. Sì, va bene. Ok, se ti serve altro. Te lo dico, non mi serve niente più. Basta così. Andavo a vedere i film dei telai, la musica. Quando un telaio lavora, fa una musica. E quella musica mi rendeva gioioso. E quando il telaio lavora in perfezione, la musica dà un certo suono. Quando il telaio lavora imperfetto, che la stoffa non è perfetta, fa un'altra musica. E una persona esperta capisce che il telaio non sta andando bene. Ho lavorato presso un setificio 30 anni. Dopo che hanno chiuso, mi è piaciuto riprendere questa attività perché già ero a conoscenza di tutti i segreti, di tutte le cose per lavorare la seta. Per me più che un lavoro è una soddisfazione, perché non tutte le persone possono permettersi di maneggiare la seta, di lavorarla. Per me è una fortuna ed è un privilegio. Io raccolgo l'eredità di papà e spero di essere all'altezza. Il problema è che loro hanno tanto da insegnare e il meccanismo è particolare da comprendere, quindi c'è bisogno di tanta attenzione, tanto impegno e soprattutto tanta dedizione a questo mestiere. Noi ci siamo sentiti premiati da San Leucio e ne siamo molto orgogliosi. Poi purtroppo economicamente tutto finisce, però noi cerchiamo di resistere fino a che si mangia, diciamo. Raggiunto il Monte Briano, l'acquedotto Carolino conclude scrosciando in una cascata il suo percorso.
la grande opera si presentò al mondo in un giorno preciso, il 7 maggio 1762. Tutti vivevano in trepidante attesa e col fiato sospeso. L'adolescente re Ferdinando, la corte e la folla che si era raccolta per l'occasione. Il tempo però passava, ormai erano trascorse ore e cominciava a serpeggiare il timore che quell'opera faraonica potesse non funzionare. Ma prima che il dubbio prendesse il sopravvento, finalmente l'acqua del Fizzo sgorgò dalla conduttura, salutata da un caloroso applauso liberatorio rivolto a Luigi Vanvitelli, l'artefice di quell'opera maestosa, promessa di vita e benessere per un'intera comunità.